Koulibaly è il giocatore dal quale assolutamente bisogna ripartire, è il giocatore che assolutamente il Napoli deve blindare in questo momento, o può fare a meno di Koulibaly? In questo calcio ormai negli ultimi anni le bandiere vengono meno, ecco, ci sono tantissime esperienze e tantissime sicuramente situazioni, ecco, vedi Insigne, vedi Dybala, vedi via dicendo anche altri giocatori. Per quanto riguarda il Napoli, se vuole alzare l'asticella, se vuole veramente puntare a quello che è lo scudetto, che comunque a Napoli ormai sognano da tantissimi anni, sicuramente deve completare piuttosto che rifondare, quindi basarsi su quelli che sono i giocatori cardine, ecco, i top player, e Koulibaly, individuo che sia il top player della difesa, il leader, il capitano, quello che sicuramente potrà sostituire Insigne per qualità, per esperienza, per anche aver vissuto la città e conosce quello che è l'iter napoletano. Quindi credo che il Napoli non debba assolutamente mettere in discussione il contratto di Koulibaly, blindarlo e a puntellare quelli che sono i reparti che hanno necessità di essere rifondati, ecco. Ma credo che per quanto riguarda Koulibaly non se ne debba neanche parlare il fatto o la possibilità che possa andare anche l'anno scorso, l'anno prossimo via a parametro zero. Magari anche alla Juventus, perché poi proprio una delle squadre indicate sarebbe un altro smacco dopo Higuain. Ma chiaramente un giocatore come Koulibaly è appetito da top club, ecco, Barcellona, Juventus, e chiaramente se si liberasse a parametro zero sarebbe ancora più appetibile. Quindi io credo che il Napoli, avendo lungimiranza, avendo dirigenti importanti, avendo un presidente che sa come gestire alcune situazioni, sicuramente farà di tutto per blindare Koulibaly e far sì che nessuno possa mettere gli occhi addosso.